Ma la felicità esiste o è qualcosa di passeggero, qualcosa di momentaneo? Questa è la domanda che mi ha fatto una cliente l'altro giorno e a cui io naturalmente ho dato la mia risposta. E c'è da dire che la mia risposta è un po' già nel libro Benvenuta Felicità, perché ci sono stati dei momenti in cui io ho vissuto la felicità, ma un po' più materiale, un po' più fatta da momenti, da risultati e da attimi di gioia. In realtà poi ho capito, perché ho iniziato a comprendere come si formavano le emozioni, come potevo viverle e come affrontare naturalmente anche quei periodi un po' più difficili, un po' meno facili nella vita. E lì sono entrato in un'autoconsapevolezza che mi ha portato a capire che la felicità esiste, perché noi siamo nati biologicamente predisposti per vivere felici. Poi una serie di eventi, naturalmente, è la vita, l'educazione, tutto ciò che accade nel mondo esterno magari ci porta a non credere più nella felicità e a vivere magari momenti di infelicità, o addirittura c'è chi vive costantemente nella felicità e a volte cade anche in depressione per questo. Quindi quello che andremo a spiegare, o comunque quello di cui andrò a parlare durante le mie presentazioni del libro, che avverranno nelle prossime settimane, sarà proprio questo. Quindi come si formano le nostre emozioni, come possiamo viverle e come possiamo entrare in un stato di felicità partendo dall'autoconsapevolezza. E poi parleremo naturalmente anche della scienza del sé, che è una materia con aree di studio che non ci vengono insegnate nel nostro periodo scolastico, come l'intelligenza emotiva, la comunicazione empatica, ed è da lì che possiamo creare la nostra vera felicità, quindi quella che può durare per tutta una vita, vivendo anche quei momenti di tristezza, quei momenti di paura, quei momenti in cui siamo un po' meno felici, e questo può accadere naturalmente anche quando la felicità c'è. Quindi ti aspetto alle prossime presentazioni. Ciao!